Amici sportivi, buonasera e bentornati. Siamo al Palanorda di Bergamo e tra pochi istanti inizierà l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 femminile. Anticipo di questa giornata, di questa ottava giornata, con in campo Foppa Pedretti Bergamo e Banca Reale Yogurt Gioveno. Importante per la Foppa Pedretti portare a casa punti, capitalizzare. È la penultima per le rossoblù giornata del campionato di ritorno, perché ci sarà solo Villa Cortese e poi insomma bisognerà tirare le somme per capire per i playoff quali saranno gli abbinamenti. Intanto le rossoblù sono al secondo posto della graduatoria con 30 punti, mentre Gioveno oggi parte da 11 punti, penultima posizione in classifica. Comunque una squadra con giocatrici molto esperte, una su tutte, Elisa Togut. Basta per capire insomma quanto lo spirito di questa neopromossa sia di grande voglio dire orgoglio e di grande battaglia. Rossoblù che oggi sono in campo con la formazione titolare e con Blair Brown in posto 2, l'unica eccezione alla formazione titolare, al posto di Valentina Diouf, che ancora non si è ripresa. Per lei insomma è un problema più lungo di quanto si potesse prevedere, una frattura spinale, insomma ecco, una cosa un po' complicata, pur piccola, ma che va gestita con molta molta cautela. Forse adesso ha ripreso ad allenarsi dopo 3 settimane di stop totale con la palla, è un problema alla sovraspalla, quindi ecco non può usare la palla, si è tenuta evidentemente in forma, ma non poteva assolutamente attaccare alcun pallone. Forse per la Coppa Italia ci sarà, forse no, l'importante è comunque evitare che insomma la questione si allunghi più del dovuto. Intanto questo secondo punto della partita è lunghissimo, abbiamo visto una difesa strepitosa di Enrica Merlo, una gran bella azione qua al Palanorda, tutto esaurito quasi, c'è ancora qualche posto in tribuna numerata, ma in genere si compone solo più avanti, ecco c'è qualche ritardatario per dirla tutta. E comunque ecco il palazzetto è completo per vedere le rossoblù. Qua una difesa straordinaria, abbiamo visto un recupero straordinario di Chiara Di Giulio dopo una ricezione completamente sbagliata delle rossoblù, e Gioveno conduce 3-0. Pari. Entra Cecchetto, il secondo libero al posto di Dall'Ora in questa fase, entra in battuta, poi come piccolina, 163, sembrano anche di meno, ma è ovviamente tutto in proporzione a chi c'è vicino. Ancora Di Giulio, si incrocia, è lì e in due vanno a terra, poi c'è il muro, allora Dall'Ora cerca Donà. Niente da fare, non riesce a passare l'attacco di Chiara Di Giulio, e allora la palla 7 questa volta. Ce l'ha Gioveno. Non è un muro, ma la palla qua non era passata. Deve trovare il punto e lo fa con Devetag. 26-26, entra bene in partita Devetag, perché ha murato, attaccato nel momento più delicato del set, e ora va a servire 26-26. Togut out, il muro di Di Giulio. Seconda palla del set per Gioveno. Togut, palla cortissima, arriva Blagojevic. Blair Brown non si fida, va sul pallone. E poi c'è il pallonetto di Di Giulio. Composta la difesa di Gioveno,
e alla fine chiude Weiss. Invasione di Weiss, vediamo se la regia ce lo fa rivedere. Non era invasione, sì, è invasione. Sì, è invasione. E chiude il set del Gioveno, 26 a 28. Da diversi anni Artelegno realizza mobili artigianali su misura attraverso tradizione e innovazione. Dal rustico al design utilizziamo materiali pregiati. Le nostre cucine in finta muratura regalano emozioni e funzionalità. Artelegno vi assiste anche nella fase finale, dalla consegna al montaggio. Artelegno, arte e qualità al vostro servizio. Last Minute Tour. Villaggi turistici, tour, viaggi su misura, crociere, offerte last minute, voli aerei, hotel e traghetti. Last Minute Tour. Tutti i viaggi che vuoi. Trova la tua agenzia su www.lastminutetour.com. Last Minute Tour è sponsor ufficiale del Gioveno Volley. Martolio. Servizi autolinee, autonoleggio, trasporto persone. La società svolge servizi per agenzie di viaggio, associazioni di ogni tipo, scuole, istituti, enti e comuni, impegnandosi al fine di soddisfare le richieste del cliente con la massima cortesia, disponibilità e professionalità. Martolio, dal 1924 al vostro servizio. Bentornati al Pallanorda e Simona Befani al microfono. 1-0 per Gioveno in questa penultima giornata per le rossoblù del girone di ritorno. E primo set, insomma, voglio dire un po' elastico, nel senso che Gioveno è partita molto bene, la Foppa ha rimontato, si è portata avanti, ha avuto tre palle set, non le ha chiuse, ne ha avute due anche Gioveno, e alla seconda invece ha chiuso con un'invasione di Weiss, quindi insomma anche con un po' di rammarico. Daglia va in 4, c'è Saccomani, il muro è di Brown. 24 a 14, è una valanga di set point, serve Francesca Devetag. Donà, altro attacco vincente per Melissa Donà. Che va poi a servire. Weisper, Brown difende Togut sull'attacco di Blair Brown. Saccomani manda di là, free ball, si gestisce con Di Giulio. Luciani, la difesa è di Brown e Blagojevic rimanda di là. Palla murata da Kreimser, l'attacco di Saccomani, allora si prova ancora con Togut, c'è un altro muro di Giulio, una carambola. Blagojevic copre il lungo linea di Saccomani e poi la palla danza anche sul nastro. È buono, buonissimo il muro di Crimes, 25 a 15, si chiude così. 1-1, la Foppa riscatta il primo set un po' opaco e si cambia campo sull'1-1. Linea alla regia. Bentornati, siamo sempre al Pallanorda e Simona Befani al microfono. 1-1 tra Foppa Pedretti di Bergamo e Gioveno. La Foppa si è portata in parità dopo aver perso 28-26 il primo, ha vinto nettamente il secondo 25 a 15. La chiave del set, la quantità industriale di muri che abbiamo visto, soprattutto Devetag, grande set per la centrale. Si parte all'insegna di Brown, difende Gioveno. Il muro vincente di Saccomani su Chiara Di Giulio. ...1-0 Gioveno. Serve Donà, Blagojevic. Ancora di qua però.
Luciani va ad attaccare il pallone che a me sembrava per la verità ancora nel campo di Bergamo, però nessuno dice niente, quindi ancora una volta problemi di prospettiva. Intanto Diouf inquadrata in panchina con la tuta. Ancora Brown. Braccio pesantissimo. Primo punto del set per la Foppa, serve ora Chiara Di Giulio. Accorcia le distanze, quindi si deve distendere il libero per arrivare sul pallone. Muro di Crimes. Sacco mani, il muro di Brown. Brown che poi arriva sull'attacco di Giaveno. Daglia va in 4. Il muro di Blair Brown. È salita in cattedra muro la Foppa. 2-2. Il sorriso di Blair Brown. 2-2 ora il punteggio. Di Giulio al servizio. Togut non salta, appoggia di là. Appoggia, attacca ma senza saltare. Ed è fuori la palla di Brown. Quattordici a 21. Alexis Grimes. Ora 14-21. Prima era 14-20, scusate, questo è l'attacco di Alexis Grimes. Kathleen Weiss. Palla attesissima della tedesca che cerca Donà. E poi la fast vincente di Luciani. Intanto rientra in campo Saccomani per Cecchetto. Donà al servizio, il set è ancora aperto, quindi attenzione a calare la tensione, non lo fa certo Blair Brown che ormai è programmata per uccidere. 22-15. E torna in battuta Chiara Di Giulio. Aveva difeso l'appoggio di seconda. Aveva difeso Enrica Merlo. Giulia Pincerato in regia. Rilevata Dalia, entra Pincerato, prova l'attacco. Lagojevic, bagher d'appoggio per Brown che, pensate un po', trova il punto. 23-16. Alexis Grimes, è il suo turno. Manda di là ancora Donà in ricezione, poi da allora c'è Weiss a difendere. Deve Tagin, bagher d'appoggio per Brown. Decide di rigiocare, Weiss la serve. E Blair Brown e non perdona. Tocca da allora, ma
senza bloccare, 24-16. Palla set, tante palle set. Grimes, arriva l'ace, Alexis Grimes che festeggia a modo suo. Si chiude con l'ace della statunitense il set, 25-16. Eccolo qua. Ricezione completamente sbagliata da parte di Michela Molinengo. E allora la foppa si porta a condurre 2-1. Terra Viva, carne coalvi e prodotti tipici. Dietro il marchio Terra Viva ci sono circa 80 soci e ben 8 punti vendita a macellerie situati nella provincia di Cuneo. Cerca il marchio Terra Viva e scopri gli indirizzi della qualità. Con Terra Viva scegli i tuoi prodotti e sostieni il tuo territorio. VF2 Serramenti, partner ufficiale di R, è specializzata nella vendita di infissi in PVC, distributore VECA in tutto il territorio nazionale. Vendita di porte interne, scale e sicurezza per la casa. Ci trovate presso le sedi di Orbassano e Pinerolo e sul nostro sito www.vf2serramenti.it. Uno yogurt gelato che possiede tutte le caratteristiche salutari del prodotto naturale. YoYogurt è questo, ma non solo. Con la presenza dei fermenti lattici vivi e delle fibre, è possibile gustarlo con frutta secca, frutta fresca e altre prelibatezze. Sano, buono e poco calorico, ecco la formula magica di YoYogurt. Bentornati, siamo sempre alla Pala Nord, Simona Befen al microfono e inizia tra pochi istanti il quarto set. Foppa Pedretti e Giaveno in campo, la Foppa dopo aver perso il primo ha vinto il secondo e il terzo, quindi ora conduce 2-7-1. Parte Weiss al servizio e c'è anche la difesa ora di Blagojevic, poi Weiss, pallonetto di Giulio. Il primo punto è molto conteso, alla fine Donà. Fischiato un tocco del muro da parte del primo arbitro. La regia non ci fa rivedere l'azione, quindi ci fidiamo dell'arbitro. 1-0. Ci mette le mani Luciani sul pallonetto di Giulio. Poi Weiss per Crimes che non usa mezze misure e tira una legnata potente, 1-1. Chiara di Giulio. E fuori. Il servizio di Giulio finisce fuori. Inquadrato Stefano Lavarini, che forse un epilogo del quarto set di questo, in questo modo non se l'aspettava. Saccomagna al servizio. Weiss per Brown. Sta difendendo molto bene Giaveno. Donà. Brown tiene la palla e poi Chiara di Giulio. Money out. ...21-23. Timeout questa volta è per Napolitano. Thank you.
Le squadre rientrano in campo e chiaramente è delicato, molto delicato il momento. 23 Giaveno, 21 Foppa, 2-1 per le rossoblu il conto dei 7, quindi Giaveno è vicino a strappare il tie break e la Foppa a buttare via la vittoria da 3 punti. Palla per Togut, money out. Palla 7. Rientra Kofeldt al posto di Luciani, è più alta. Mentre Dall'Ora va al servizio. Attacco vincente di Alexis Grimes. Annullata la prima palla set. Va a servire Chiara Di Giulio. Cerca Saccomani, palla ancora per Togut. Il muro di Blagojevic e Grimes. Blagojevic è tutto suo, 23-24. Annullata la seconda, palla set, 23-24. Donà. Blagojevic tiene vivo il pallone e l'attacco di Blair Brown, 24-24. A tutto braccio Blair Brown con un sangue gelido. Annullate tutte e tre le palle set. Ora il fronte si capovolge. Togut, la difesa di Di Giulio, ancora Brown. Arriva Daglia, si distende. Merlo prende il pallone, poi c'è il pallonetto di Di Giulio, va in sicurezza e va anche a difendere su Saccomani. Non chiude Blagojevic, arriva Saccomani, difende Weiss. Grimes, palla per Blagojevic che schiaffeggia il pallone sul muro. A tutto braccio Melissa Donà. 25 Giaveno, 24 Bergamo. Quarta palla set. Elisa Togut al servizio. Incredibile, un boato del palazzetto, la battuta di Togut non arriva manco alla rete, proprio incredibile. 25, ci dispiace perché ovviamente Togut è una campionessa, ma questo qua neanche all'oratorio. 25-25. Grimes al servizio e Luciani si prende la responsabilità. ...26-25... serve Donà. Blagojevic, Weiss e poi Devetag che non chiude, torna Weiss. Di Giulio su Blagojevic e alla fine Weiss. 26-26. Annullate 5 palle set. Si arrabbia un sacco Napolitano.
arrabbia per il, dice, un fallo, probabilmente il fallo di chi? Deveta chiede a Napolitano, ma con chi ce l'hai? Dice fallo di doppia di Weiss. Discussione chiusa. Blagojevic che continua. Adesso Luciani resta lì, però se una resta lì si piglia anche il cartellino ad un certo punto, perché si può interrompere il gioco per 3-4 minuti buoni. 26 a 26, intanto finalmente la regia ce lo fa rivedere. Cioè, non si capisce veramente che cosa stia chiedendo, perché non c'è niente. Non sta né in cielo né in terra un comportamento del genere, non esiste veramente. Non esiste proprio che si interrompa il gioco sul 26 pari, su niente, perché non c'è niente da contestare, non si capisce proprio. Forse perché la Weiss in seconda linea ha saltato. No, è in prima. Adesso, quindi l'arbitro ha cambiato la versione e la partita finisce così. No, nel senso il set finisce così. No, è vergognoso, veramente inaccettabile. O fai rifare il punto, o fai rifare il punto, o veramente così è inaccettabile. Il set si chiude 25 a 27, non si capisce neanche quanto. E si va al tie break. Last Minute Tour. Villaggi turistici, tour, viaggi su misura, crociere, offerte last minute, voli aerei, hotel e traghetti. Last Minute Tour. Tutti i viaggi che vuoi. Trova la tua agenzia su www.lastminutetour.com. Last Minute Tour è sponsor ufficiale del Giaveno Volley. Martolio. Servizi autolinee, autonoleggio, trasporto persone. La società svolge servizi per agenzie di viaggio, associazioni di ogni tipo, scuole, istituti, enti e comuni, impegnandosi al fine di soddisfare le richieste del cliente con la massima cortesia, disponibilità e professionalità. Martolio. Dal 1924 al vostro servizio. Da diversi anni Artelegno realizza mobili artigianali su misura attraverso tradizione e innovazione. Dal rustico al design utilizziamo materiali pregiati. Le nostre cucine in finta muratura regalano emozioni e funzionalità. Artelegno vi assiste anche nella fase finale, dalla consegna al montaggio. Artelegno, arte e qualità al vostro servizio. Bentornati al Palanord. Insomma, il palazzetto si fischia, e si fischia soltanto perché l'epilogo del quarto set è a dir poco vergognoso. A prescindere dal fatto che ci fosse o meno il fallo, la situazione non poteva, non doveva essere gestita in quel modo dalla coppia arbitrale. Premesso che se il fallo è di Weiss perché era in seconda linea, Weiss ha saltellato, quindi forse il fallo c'era, ma è anche vero che l'arbitro aveva dato nettamente il punto, assegnato e tutto quanto, quindi dopo la contestazione, dopo toni anche accesi che presupponevano magari anche l'estrazione di un cartellino giallo, vabbè, insomma, si poteva rifare, quindi palla contesa. Chiudere il set così è agghiacciante, letteralmente agghiacciante. Primo punto del tie break è suo. Palla toccata da Crimes. Alla terra di Alexis Crimes. 1-1.
Kathleen Weiss, il muro di Crimes su Dall'Ora. Ancora Alexis Crimes. Due a uno. Mentre Weiss resta al servizio. Kathleen Weiss. Taglia per Dall'Ora. E la difesa di Weiss va a spiazzare completamente Blagojevic, che era pronta. 2 a 2. Si asciuga il campo. Dall'Ora è pronta al servizio. Blagojevic riceve così e così. Weiss costretta al bagher. Dona attacco out. Palla toccata a muro secondo l'arbitro. 3 a 2. Dall'Ora al servizio, Giaveno 3, Bergamo 2. Palla a terra di Crimes. Tre a tre, serve Chiara Di Giulio. Taglia ancora per Donà, tocca Crimes. Merlo per Blair Brown, Saccomani. Difende a fondo campo Togut e Weiss, che arriva sul pallone. Blagojevic. Ancora Blair Brown, prova la rasoiata vincente. 4-3. Di Giulio. Taglia cerca Togut. È buona la palla di Elisa Togut. Chirurgica, direi, la palla di Togut. Intanto Weiss va per Brown. Perde un colpo Blair Brown. Serve Alexis Crimes. Seconda linea di Saccomani. Palla ancora buona. Parte in ritardissimo Crimes, che non si è accorta che la palla era ancora giocabile. Cinque a cinque. Attacco out di Devetag. Passa con Dure Giaveno. Donà ancora al servizio. Luciani Castiga, la ricezione sbagliata di Bergamo.
7-5. Time out per Stefano Lavarini. 7-5, squadra nuovamente in campo, la panchina di Bergamo, ora Elisa Togut inquadrata. Quinto set decisivo per questa partita. Donà Sumerlo, va in 4, Blagojevic. La palla è ancora buona, si va ancora su Blagojevic, difende Di Giulio sul muro. Togut su Brown. E Saccomanni mette in rete. Blair Brown. Palla ancora per Saccomanni. C'è Merlo a difendere. Tacco out di Blagojevic, chiede un tocco del muro di Giaveno. Uno yogurt gelato che possiede tutte le caratteristiche salutari del prodotto naturale. Yo Yogurt è questo, ma non solo. Con la presenza dei fermenti lattici vivi e delle fibre, è possibile gustarlo con frutta secca, frutta fresca e altre prelibatezze. Sano, buono e poco calorico, ecco la formula magica di Yo Yogurt. WF2 Serramenti, partner ufficiale di R, è specializzata nella vendita di infissi in PVC, distributore VECA in tutto il territorio nazionale. Vendita di porte interne, scale e sicurezza per la casa. Ci trovate presso le sedi di Orbassano e Pinerolo e sul nostro sito www.wf2serramenti.it. Terra Viva, carne coalvi e prodotti tipici. Dietro il marchio Terra Viva ci sono circa 80 soci e ben 8 punti vendita macellerie situati nella provincia di Cuneo. Cerca il marchio Terra Viva e scopri gli indirizzi della qualità. Con Terra Viva scegli i tuoi prodotti e sostieni il tuo territorio. Luciani, 8-6 per Giaveno. Merlo difende sul muro di Dallora. Blagojevic attacca, è arrabbiatissimo Blagojevic, gesto di sfida di là e poi non vuole nemmeno festeggiare. 7-8. Out, l'attacco di Saccomanni. Otto a otto. Ancora Saccomanni, il muro di Devetag è fuori di un soffio. Nove a otto, Dalia. Attacco vincente di Francesca Devetag, 9-9. Eccola qua, la fast vincente di Devetag, che va a servire. Brown arriva sul pallone di Giulio, nettamente murata da Chiara Dallora. Saccomanni va a servire sulla 10-9 del quinto set. Il
è fuori l'attacco di Chiara Di Giulio, 9-11, 11-9. Ora c'è time out. E la fase decisiva del set del game, cioè madonna, della partita, è la fase decisiva perché siamo al quinto set, Giaveno conduce 11-9. Saccomani al servizio. E Weiss di seconda. Chiude il punto numero 10. Entra come sempre al posto di Saccomani Cecchetto. Kathleen Weiss, 10-11. Daglia per Togut, un pallonetto, arriva Brown. Weiss per Brown. Per Di Giulio, scusate, 11-11. Tutto è possibile, apertissimo, equilibratissimo il tie break. Coppa recuperato dal 9-11, serve Kathleen Weiss. Cerca ancora Togut, Dalia, c'è Weiss a difendere. Brown arriva sul pallone, Di Giulio va in sicurezza. Muro di Brown. Muro di Blair Brown su Donà. 12-11. Weiss ancora su Donà e c'è l'attacco out di Dall'Ora. 13-11, ultimo time out per Napolitano. Quattro punti consecutivi della Foppa. Resta a servire con la palleggiatrice tedesca Kathleen Weiss, sempre lì su Donà. E qua si va sempre su Togut, difende Blagojevic. Di Giulio nettamente murata da Dall'Ora. Serve 12-13, serve proprio Dall'Ora. Weiss per Brown. Difende Cecchetto. Si sacrifica ancora Brown per arrivare sul pallone. L'attacco vincente di Chiara Di Giulio. Palla match, Chiara Di Giulio al servizio. Taglia cerca Togut, era pronta Weiss, ma la diagonale di Togut è stata efficace. 14-13 e Togut ora va a servire, annullata la prima palla match, ce n'è un'altra. Difende Togut su Crimes. Qua vanno in due sulla palla. Asticella di
Blagojevic. A 14 annullate tutte e due le palle sette ed ora è Giaveno ad averne una a disposizione. Ricezione sbagliata di Merlo e Luciani castiga. Weiss per Brown che manda fuori e Giaveno vince 3-2, 16-14 questo quinto set. Una partita onestamente tutta da capire, perché dalla decisione arbitrale finale del quarto set alla gestione del quinto, insomma, ecco, tutto molto in salita, molto complicato. Giaveno porta a casa due punti.